Buonasera e ben ritrovati a Dottor 2+. Ve l'avevo già promesso la scorsa settimana che saremmo ripartiti per un viaggio alla ricerca degli indizi che ci avrebbero svelato chi eravamo, chi siamo, per indagare i nostri comportamenti, le nostre relazioni. E allora ritorniamo alla chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, anzi andiamo nel retro, dove in un'oasi di serenità, di silenzio, di tranquillità c'è il museo archeologico. Insieme al professor Maurizio Boschi faremo un viaggio nell'antichità per capire chi eravamo, chi siamo stati. L'eros rappresentato nell'arte sarà per noi il codice che ci aiuterà a decifrare che cosa facevano gli antichi, quali erano i loro costumi sessuali. Scopriremo insieme che per certi versi loro erano molto più liberi e disinibiti di quanto non lo siamo noi adesso. Siete curiosi di sapere perché? E allora scopriamolo insieme. Siamo nel Museo Archeologico di Milano per effettuare un percorso peculiare, non tanto nella storia dell'arte quanto nella storia dei costumi sessuali, sì, perché cercheremo in questo percorso di identificare alcuni elementi che ci permettano di capire meglio i rapporti fra uomo e donna, i rapporti nell'educazione sessuale dei ragazzi e delle ragazze, e poi ancora l'omosessualità nel mondo antico, come era percepita, come era vissuta, come oggi oppure in maniera differente. E proprio su questi temi noi cercheremo di approfondire in questo percorso insieme a voi. Seguiteci perché sarà veramente interessante. Oh mamma mia, che dolore! Oh mamma mia, quante volte l'abbiamo detto? Quante volte di fronte a un problema, a un dolore, mettiamo le mani alla bocca e diciamo oh mamma mia. C'è qualcuno che ha identificato questo modo d'agire contemporaneo, pensate, con qualcosa di ancestrale, di primitivo? Perché l'invocazione alla madre e non al padre? Oh padre mio, ma chi lo dice padre mio? Lo dice Gesù Cristo sulla croce, ma a parte lui tutti noi invochiamo una mamma. E perché questo? Si dice che c'è questo fenomeno ancestrale, questo ricordo a una dea madre primitiva, e noi siamo nel museo archeologico di fronte a una Venere cicladica, una Venere delle Cicladi. Siamo nel Peloponneso, siamo nel terzo millennio avanti Cristo e qui inizia la nostra storia. Perché inizia? Perché il simbolo della femminilità è presente nella preistoria. Il libro che ho in mano è indicativo, vi propone due immagini notissime delle Veneri paleolitiche. Certo, le Veneri paleolitiche notissime, una a tutto tondo, con i seni grossi, con addirittura l'incavo del pube con i genitali ben evidenti, l'altra è sbozzata, è un basso rilievo, sono le Venere del 10.000-12.000 avanti Cristo, e poi le Venere cicladiche, qui inizia la civiltà greca. E questa femminile che cosa rappresenta? Che cosa ci dice? Ci dice semplicemente due cose, secondo gli studi. La prima è il simbolo di fertilità, la donna meravigliosa che si ingravidava. Perché si ingravidava? Dove veniva questa magia? Quindi simbolo di fertilità, la terra che produce, la donna che produce. L'altra simbologia, forse più attuale, dice una cosa semplicissima: l'uomo ha sempre rappresentato l'oggetto del suo desiderio, e l'oggetto del suo desiderio chi è stata? La donna. E allora un simbolo sessuale, là con le mammelle gonfie, qui con le mammelle appena accennate, però queste braccia incrociate, che cosa vogliono dire? Forse una protezione del ventre? Forse un'idea di è mio e me lo gestisco io, ante litteram. Guardate questo volto, il volto meraviglioso di una modernità inquietante. Chi vi ricorda? Vi ricorda certamente certe immagini che avete visto anche nel Novecento, sì, l'attualità di queste Venere cicladiche
anche oggi ci commuovono, ci colpiscono. Da qui inizia la nostra storia. Per capire l'eros dei greci dobbiamo capire una parola che ci introduce in questo mondo, kalokagathia, parola un po' difficile, ma che vuol dire sostanzialmente che ciò che è bello fuori è bello anche dentro per i greci, e ciò che è bello dentro è bello fuori, dunque il canone estetico è espressione anche di una bellezza etica. Certo, l'idea di un'estetica esteriore, di una statua greca, dice anche che, secondo i greci, c'è una bellezza interiore, il vero, il bello, il giusto, il buono, coincidono. Anche per la nostra mentalità spesso si dice, quella persona non è bella, oppure che bella persona, ma si dice anche, ho avuto una bella idea. Dunque la bella idea interiore, espressione di tante positività che si manifestano esteriormente con la bellezza estetica che in un momento peculiare della vita dell'individuo si evidenzia, quando il bambino diventa fanciullo, ne parleremo con la paideia greca, siamo partiti dalla kalokagathia, arriveremo alla paideia. L'educazione dei giovani, come avveniva? Diciamo subito che era diversa dagli uomini, dei ragazzi e delle ragazze. Insomma, le ragazze potevano stare in casa, potevano stare sotto la guida della mamma che le accudiva e le preparava all'unico ruolo importante nella Grecia antica. La donna doveva essere madre, sposa, stare nella casa, non doveva avere nessun'altra educazione. Il ragazzo no. Per l'uomo era previsto qualcosa di completamente diverso. Per l'uomo era previsto, per l'uomo dell'altra società naturalmente, la possibilità che venisse affidato a un adulto e questo adulto lo poteva istruire dal punto di vista culturale, certo, dal punto di vista ginnico, ma non solo. Lo preparava alla vita anche grazie a una preparazione alla sessualità. Iniziava così il percorso del giovinetto dai 12-13 anni fino ai 20 anni, periodo in cui questo ragazzo veniva istruito anche alla sessualità, certo, al sesso. È la pederastia nell'antica Grecia, tema veramente controverso, interessantissimo, e di cui abbiamo una testimonianza tra le tante, eccezionale. È a Parigi, al Museo del Louvre, e vediamo questa immagine in cui c'è l'uomo anziano. Lo si riconosce perché ha la barba. Quando, ogni volta che voi vedete un uomo con la barba è l'uomo anziano e il giovinetto è sempre imberbe. E cosa fa l'uomo anziano? Tocca i genitali del ragazzo. Eh sì, c'era anche un rapporto erotico. Ma allora possiamo chiederci come avveniva questo rapporto. È un rapporto pederastico o semplicemente una sorta di manipolazione, prevalentemente manipolatoria, ma non solo. C'era anche il coito interfemorale e questo è documentato in tanti vasi. E poi, ragazzi, quando facevano ginnastica, com'erano? Nudi. Erano sempre nudi. Qui abbiamo un esempio interessantissimo. Guardate questo vaso a figure rosse, al centro la figura maschile, perfettamente lineare, nuda, ma in una bellezza estetica, tipicamente da canone greco, in mano che cosa ha? A quello strumento ricurvo che cosa serviva? È lo strigile, a togliere il sudore di dosso. Quindi correvano nudi, si mostravano solo agli uomini e poi si toglievano il sudore di dosso. L'educazione dunque è veramente interessante da tanti punti di vista. Lì nasce la cultura greca, lì nasce la filosofia, lì nasce il pensiero, la democrazia, ma anche questi aspetti che ancora oggi noi riusciamo a capire con una certa difficoltà.